Abbiamo trovato la trappola a terra, fino ad oggi abbiamo trovato sempre le trappole aeree e quella a terra è la prima trappola a terra armata che troviamo. Allora, come funziona questa trappola? L'animale si avvicina da questi cespugli, arriva a terra perché nota la bacca, in questo caso di ginepro, la bacca rossa, lui è attratto dalla bacca, si avvicina in questo modo, becca, scatta e rimane impigliato in questa maniera. Di solito usano anche altri tipi di bacche, la bacca di corbezzolo, in questo caso ginepro perché qua intorno si trova la vegetazione di ginepro. Quindi questa la rimuoviamo e rimuoviamo anche tutto quest'altro impianto. Lui potrebbe riutilizzarlo. Questa invece è armata con la bacca di corbezzolo, lo stesso principio, l'animale si avvicina, attratto dalla bacca, muove il ferretto e rimane impigliato, strozzato. Questa la rimuoviamo e via.